È una sartorialità rilassata quella di Palzileri per la stagione autunno-inverno 2024-2025, espressa attraverso un'estetica pulita ed elegante. I materiali sono preziosi e confortevoli al tempo stesso, le linee essenziali e pulite, i toni neutri con qualche accento di colore. Capi che trascendono le mode, fatti per essere indossati per sempre. Questa collezione presenta, in questo contenitore definito Effortless Club, una linea di sartoria effortless. La sartoria, che normalmente viene concepita come qualcosa di molto legato all'abito, alla giacca, è interpretata da Palzileri con una connotazione effortless, nel senso che noi riteniamo che anche una maglia meravigliosa, un pantalone sportivo o una felpa possano essere sartoria. Quindi il concetto che noi vogliamo portare sul mercato è quello di una sartoria che va a cross di tutte le categorie prodotto, destinata a un cliente effortless, quindi un cliente che si trova in un club, tanto dalla nostra definizione Effortless Club, un club che si caratterizza per essere un club inclusivo e non esclusivo, quindi che mette insieme persone che sono accomunate da valori, da cultura e da stili di vita e che trovano in Palzileri l'espressione più adatta per il loro vivere quotidiano, tutte le loro situazioni. Al centro della nuova collezione, la valorizzazione delle icone del brand. Nell'ambito della nostra collezione, l'icona principale del brand continua ad essere l'abito. Quest'anno, proprio in un'ottica di Effortless Club, abbiamo individuato una nuova linea di capospalla che si chiama Club, per l'appunto, che è caratterizzata da dettagli di estrema sartoria, come le impunture a barchetta per i taschini, le impunture sulle tasche, alcuni dettagli interni che caratterizzano un vero abito sartoriale italiano. Questo, con le altre categorie prodotto, va a creare l'interpretazione che Palzileri dà di un discorso di quiet luxury, che è estremamente innovativo rispetto a quello che si vede sul mercato, che a volte è molto omogeneo, perché Palzileri interpreta un quiet luxury comunque avendo all'interno colori e disegni dei tessuti che, pur in un mondo molto più sobrio rispetto al passato, rispecchiano una vera identità di brand. Un percorso in evoluzione, quello del brand, segnato anche da un nuovo posizionamento digitale. Negli ultimi 3 anni Palzileri ha infatti avviato un percorso di trasformazione basato su omnicanalità e brand experience, che sotto la guida di Filo Blu prevede il posizionamento su nuovi mercati internazionali attraverso lo sviluppo della digital identity. La collezione viene presentata sia con l'utilizzo di materiali creati ad hoc per il sito come still life e contenuti nelle lingue appunto in cui è presenti sul sito, e anche attraverso la trasposizione di tutti i contenuti di campagna, quindi immagini e video che vanno a popolare il sito. In più c'è un lavoro fatto a livello di customer experience, per cui un lavoro fatto con il brand, per cui le informazioni sui prodotti e sulla collezione vengono trasferite al nostro team di customer experience, che riesce a soddisfare sia le richieste del cliente finale che si interfaccia per l'acquisto online, trasformandolo non solo in un percorso di assistenza all'acquisto, ma proprio una vera e propria brand experience. Fa parte di questa brand experience anche la sezione del sito Shop by Fit, in cui appunto, sempre tramite l'utilizzo di contenuti, immagini creati ad hoc, riusciamo a comunicare la costruzione e le caratteristiche dei prodotti e la loro vestibilità per adattarle al cliente finale. Il sito non è semplicemente un veicolo di vendita, ma diventa un vero e proprio portale, una vera e propria piattaforma per costruire le relazioni, siano con, diciamo, il cliente finale, ma anche con il cliente wholesale che entra in contatto con il mondo del brand. Fondamentale poi per Palzileri l'internazionalizzazione, che rappresenta un vero driver strategico di crescita. Già da tempo abbiamo fatto una serie di riposizionamenti in alcuni mercati importantissimi come la Germania, gli Stati Uniti e UK. Ci aspettiamo moltissimo da questi mercati, che stanno crescendo molto bene, così come abbiamo un business consolidato in Corea e in Messico, che saranno le teste di ponte per la successiva espansione da una parte verso l'Asia e dall'altra verso il Sud America. Un percorso di internazionalizzazione supportato anche dal digitale, che sta sempre più evolvendo l'esperienza d'acquisto del brand. Sicuramente il percorso intrapreso nell'ottica omnicanalità è una delle milestone di questo progetto, iniziata con l'integrazione delle boutique monomarca, in particolare quella di Milano, all'interno dello store, quindi cliente al centro del percorso d'acquisto in un flusso seamless che va dal negozio monobrand
al sito, dove rientrano anche colori, taglie, disponibilità e quant'altro che invece fanno parte dell'online, e l'esperienza di customer experience integra quella del negozio fisico, perché c'è il team di customer experience che supporta a livello sia di comunicazione dei contenuti che di elaborazione delle richieste del cliente finale, quelli che sono i potenziali utenti che si interfacciano al sito e al negozio. Un 2023 positivo per Palzileri, che nel 2024 punta a continuare a crescere. Il 2023 si è chiuso con una crescita a doppia cifra del fatturato, con un'azienda estremamente sana da un punto di vista finanziario, quindi siamo assolutamente contenti. Il 2024 ha delle buone premesse, nel senso che la stagione primavera-estate ha avuto molto successo e quella fa parte del 2024. La precollezione di quello che vediamo qui oggi ha avuto ugualmente molto successo. Io mi aspetto nei prossimi due mesi ottimi risultati della campagna vendite e col nostro retail avremo un'altra bella sorpresa. Bene anche il canale e-commerce, che si sta sempre più consolidando. Nel 2023 chiude il terzo anno della nostra collaborazione con il brand e c'è sicuramente un aspetto di innovazione rispetto a quello che è stato portato avanti fino adesso e anche un aspetto di continuità. La continuità sicuramente è lavorare per elevare la percezione del brand e diciamo tutto quello che riesce a trasmettere attraverso un sito, quindi le relazioni con la community, le relazioni con gli altri stakeholder e anche diciamo il posizionamento a livello di immagine e di prodotto. Ma per fare questo ovviamente c'è la parte innovativa, in cui i nuovi strumenti e le tecnologie che stanno entrando anche nel lessico quotidiano, come per esempio l'intelligenza artificiale, ci danno l'opportunità di elevare e di, diciamo, offrire un nuovo livello anche al cliente, diciamo, affezionato, e al cliente che conosce già il brand.